amiche non disperate, sono qua apposta per darvi la mia ricetta dei vigni. È una ricetta che a me è sempre riuscita bene. Ovviamente quando ho cambiato forno ho dovuto un po' adattarmi e provare un po' di volte perché non era più così soddisfacente la cosa. Quindi c'è magari da fare una piccola quantità di impasto, provare prima. Se vi riesce bene, poi potrete allora fare anche impasti superiori e quindi non dovrete buttare via troppe cose. L'importante è sempre prima provare nelle ricette, ok? Io vi lascio questa ricetta e alcuni consigli molto molto importanti perché riesca bene il bignè. Seguitemi perché non è così scontato avere della pasta choux fatta bene. La pasta bignè è molto versatile, si usa anche per realizzare clair, zeppole o bignè di San Giuseppe, insomma chiamatele come volete. Le zeppole andrebbero fritte, quello è la ricetta originale nata a Napoli, quindi quelle fatte in forno sono opera un po' più di una new age e del fatto che vogliamo sempre le cose un po' più leggere, però non è la stessa cosa. Ovviamente farete una zeppola, farete un bignè fatto a zeppola, la zeppola andrebbe fritta, infatti io nel video la friggo, poi voi fate quello che volete, se vi piace o se non volete mangiare dei fritti ve la cuocete in forno. Allora, segreti per la buona riuscita del bignè: è necessario, indispensabile usare una farina debole, perché le farine sotto il 10% non sviluppano facilmente glutine. Se io vado ad impastare un bignè con la farina magari di forza, non so, ecco, c'ho la Manitoba, lo faccio con quello, non va bene, perché svilupperà elasticità. Quindi il vostro bignè sarà mollo, non croccante. Vi è mai capitato di avere un bignè mollo? Ecco, forse era anche quello il problema, ma se non ve lo dicono. Quindi per non avere un effetto gommoso usate una farina sotto il 10% di proteine. Farò vedere anche nel video. Ok? Allora, per la cottura io la metto su carta forno perché mi vengono bene lo stesso, però se potete comprate tappettini, quelli microforati apposta per fare i bignè, questo tipo di preparazioni, perché non rilasceranno umidità sul fondo, perché anche l'umidità proprio che rilascia il bignè può far sì che non venga nel modo corretto. Perciò anche la cottura del bignè che io metto a 200 gradi, quindi gli do la botta di calore e poi abbasso a 180 e lascio cuocere con lo sportello leggermente aperto, questo fa sì che non mi si formi vapore e anche qui rende il mio bignè croccante. Parliamo della quantità di zucchero. Molti vorrebbero dei bignè un pochino più dolci, ma il bignè nasce senza zucchero, ok? Se proprio vogliamo mettere lo zucchero, io ce lo metto, ne metto proprio una puntina come un pizzichino di sale e lo faccio per dare leggermente il colore dorato al mio bignè. Un altro consiglio è quello di affidarsi a ricette che indichino sempre la grammatura delle uova. Perché? Perché il rapporto liquidi e farina deve essere ottimo, deve essere perfetto, ok? Quindi acqua, burro, uova in grammi, va bene? Quindi affidatevi a ricette che hanno queste indicazioni. L'impasto come deve risultare alla fine? Alla fine l'impasto deve risultare sodo, non eccessivamente liquido, deve essere un semilucido, non troppo lucido, generalmente significa che è stata messa una dose eccessiva di uova. Invece se è troppo opaco manca sempre un uovo, ma con la grammatura non si dovrebbero avere problemi. Ok, se li riscontrate, perché magari la farina che avete assorbe di più o di meno, a volte dipende come è anche macinata, regolatevi su questa cosa. Io direi che in linea di massima è tutto. Ah, l'ultima cosa molto importante: aggiungere le uova all'impasto dopo aver fatto il composto, quindi il bignè va cotto praticamente due volte, perché prima va cotto nel pentolino finché non ha fatto una bella cottura di 5 minuti, rigirando spesso la pasta, la palla che si formerà deve essere bella cotta.
O il bignè saprà di farina cruda, non lieviterà, non verrà bene. Inoltre, bisogna stendere questa pastella che abbiamo fatto. Andremo a farla raffreddare, non necessariamente fredda, ok? Anche tiepida va bene. Vedrete nel video come faccio io. Comunque le uova vanno aggiunte sempre una alla volta, le sbattiamo, le pesiamo e aggiungiamo poco alla volta le uova all'impasto. Se le aggiungete tutte in un colpo, verrà un casino e non si amalgamerà tutto, ok? Risultando stracciato. Ho finito, adesso vi lascio la ricetta. Se avete delle domande, scrivetemi pure. Io sono sempre disponibile. Un bacione, ciao a tutti! Partiamo subito aggiungendo a 200 g di acqua il burro, sono 100 g. Io uso un burro tedesco perché è un burro di buona qualità. Ecco, la farina molto importante, come dicevo prima, questa ha il 9,5% di proteine. 130 g di farina 00, molto importante, non dimenticarlo mai. Faccio cuocere la pastella nel tegamino molto molto bene. Ecco, quando è pronta, io la metto subito in planetaria, gli do qualche giro così si raffredda prima. Potete anche stenderla ed utilizzarla quando sarà tiepida. 210 g di uova intere, le ho sbattute un pochino e le vado ad aggiungere poco poco alla volta. Qui ho velocizzato, ma ovviamente dovrete fare un po' più piano con la planetaria. Questo lavoro si può fare anche a mano, ma sempre meglio avere una frusta o un frullatore a portata di mano. Consistenza ci siamo quasi, io controllo sempre, ma aggiungo ancora tutte le uova. Ecco, ci siamo. Non eccessivamente morbida, ma neanche troppo dura. Io faccio, incomincio a fare i miei bignè come li facevamo una volta quando non usavamo ancora la sac à poche. E sinceramente mi piacciono tantissimo, sono molto veloci da fare. In forno a 200-220 gradi statico per 15 minuti, poi abbasso a 180 per altri 15 minuti. Lascio un attimino lo sportello aperto negli ultimi 15 minuti e anche quando hanno finito di cuocere. Li lascio dentro il forno a sportello spalancato. Ok, faccio uscire tutta l'umidità e li faccio raffreddare lì dentro. Qui li sto farcendo con una crema al mascarpone. Ovviamente potete sbizzarrirvi in ogni modo anche con eventualmente dei formaggi e delle cose salate, dei ripieni salati. Adesso facciamo le zeppole fritte, ovviamente. Taglio qualche pezzetto, non me ne servirà tanto, di carta forno e vado a tuffarle insieme alla carta per prima cosa dentro. Poi uso la stessa carta per utilizzare per fare le altre zeppole, quindi non scivoleranno da sé. Questa è la crema pasticcera che sto preparando, è una crema che non cola. Quando è pronta, io l'ho usata un po' tiepida, dovrebbe essere fredda la crema che rimane un po' più soda. Vado a farcire le mie zeppole come da tradizione, crema pasticcera e amarena. Le zeppoline fritte sono pronte, vanno mangiate in giornata. Grazie, grazie mille per aver seguito i miei consigli e spero vi abbia fatto piacere. Un bacione, Lulu!